decidere. Ma io credo che su questo non possiamo che essere tutti d'accordo. Perché tutti siamo contro la pena di morte? Perché nessuno ha diritto di uccidere e togliere la vita ad un altro. Quando diciamo non rubare, ma non c'è differenza tra chi crede e chi non crede, e questo è uno dei comandamenti più importanti che più rimane impresso in ognuno di noi, perché quando si ruba si toglie un diritto ad un altro, e invece i diritti e i doveri devono avere la stessa direzione, e quindi bisogna rispettare i diritti degli altri e bisogna anche assumersi le responsabilità e i propri doveri. O quando ancora si dice onora il padre e la madre, ma credo che non solo dobbiamo onorare tutti, chi ce l'ha ancora, chi non ce l'ha più, ma tutti dobbiamo onorare i nostri genitori che ci hanno accompagnato, ci hanno educato e poi ci hanno lasciato quella libertà, ma sono sempre presenti, dal cielo o dalla terra, ma sono sempre presenti per accompagnarci nel nostro cammino e nel nostro percorso. E infine voglio dire un'ultima cosa: non fare falsa testimonianza, ma che non è una questione giuridica, è una questione molto più profonda, e cioè tu devi parlare dando fiducia e credendo in quello che dici. Poi uno può sbagliare, può anche correggersi, ma se uno tradisce anche con la parola qualche d'un altro, a quel punto finisce quello spirito ecumenico, quello spirito unitario che ci può far uscire dalla crisi. Quindi io credo che non posso che ringraziare chi ha organizzato questa bellissima serata, non posso che ringraziare e dire ogni anno a Milano vi aspettiamo. Grazie. Avvocato. E poi sulla falsa testimonianza come avvocato, potrebbe raccontare di tutti i colori. Però le voglio chiedere una cosa prima di lasciarla. Voi sindaci avete un ruolo importante in questo paese adesso, avete anche poteri più forti rispetto a tanti anni fa. Ecco, potete lavorare per fermare quei grandi magazzini esterni dove la gente va tutte le domeniche, non si sta più insieme alla famiglia? Sono dei luoghi importanti economicamente, credo Bonanni che lo sa bene, però possono anche vivere durante le altre settimane, durante i giorni dell'altra settimana. Voi siete, potete forse fare qualcosa di più? Benissimo, l'arcivescovo che ringrazio, perché ci siamo trovati non su fronti diversi, ma insieme a chiedere questo, e cioè che i grandi magazzini lasciassero il riposo ai loro dipendenti. Noi non possiamo fare nulla, ci abbiamo provato, abbiamo fatto un'ordinanza in cui dicevamo che la domenica era festivo, chiaramente poi ci sono i lavori per cui uno deve lavorare, un giornalista. Io lavoro la domenica, quindi... Anche il sindaco lavora il sabato e la domenica, però questo è un altro discorso, ci sono dei ruoli per cui uno deve chiaramente lavorare, ma questa è una scelta. I sindaci non possono fare nulla, c'è una legge, quella della liberalizzazione, che permette tutto. Noi ci abbiamo provato, il TAR ci ha dato torto. Adesso però anche da questa piazza può venire una gran voce, un grande entusiasmo, un grande impegno per dire che bisogna santificare le persone. Ringraziamo il sindaco di Milano, grazie.